Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Atelier Ryza. Oltre che tutto il suo lunghissimo sottotitolo Ever Darkness and the Secret Hideout, detto anche Atelier Ryza, sviluppato da Ghost. È un gioco, è una serie che proviene dal lontano 97, se non sbaglio, con i primi titoli, ne sono usciti una miriade, soprattutto per console Sony, per mobile anche, per, scusate, console tipo DS e così lì. Arriva direttamente dall'Oriente ed è un gioco che Koch Media mi ha proposto di portare sul canale, avendo già portato altri giochi di questo tipo sul canale. Mi hanno convinto, ho detto, è in inglese però, e loro mi hanno risposto dicendo però la parte, diciamo, la divisione di Koch Media italiana si sta muovendo per chiedere comunque fare una traduzione italiana, quindi io sono fiducioso. Che cos'è Ryza? La serie Ryza è una serie di JRPG che punta tantissimo sull'alchimia. Quindi avremo delle missioni a tempo e non, esploreremo il mondo, combatteremo mostri e nemici, il tutto un po' come si permette di fare Monster Hunter con le parti del corpo dei mostri, le missioni di uccidere i mostri, recuperare i mostri rari. Qua siamo focalizzati sull'alchimia. Lo proviamo insieme, andiamo a vedere. Ovviamente credo si debba conoscere un'ottima lingua inglese. Su una classica isola c'è un villaggio chiamato Rasenboden. Vivevo la mia vita solita, sperando che un giorno qualcosa di interessante sarebbe successo. Vedremo che livello di inglese è richiesto. Doppiato in giapponese, si sente? Mio nome è Rysalyn Stout, ma tutti mi chiamano Ryza. Sono la figlia di una normale figlia di un agricoltore. Sono una normale figlia di un normale agricoltore. Ecco. Vanno veloci i sottotitoli, quindi probabilmente mi perderò anche qualcosa. Ci godiamo un pochino l'inizio. Classico inizio colorato. Ammetto che sono preoccupato per l'inglese, anche se... vediamo. Mi piacerebbe tanto un gioco del genere in italiano. Spendo molti dei miei giorni nella camera con i miei amici, facendo tutti i tipi di idee e storie possibili, fantasticando, insomma. Vorrei fuggire dalla mia routine noiosa e vorrei fare qualcosa di grande e nuovo, insomma. The drought is coming. Ok. C'è un giorno perfetto per l'avventura. The drought mi sfugge che cosa voglio dire. Ma andiamo avanti. I giochi comunque sono basati su storie abbastanza lievi, in senso non è che... mio padre dice sempre pensa a quello che tu... pensa come si sente il grano. E io gli rispondo, non sono un grano, sono una persona. Per fortunatamente qua mi ha lasciato andare... Ok, avanti. Ah, sì. Allora tua madre finisce urlando a te, vero? Deve essere davvero spaventata. Oh, guarda questo. Ho trovato un libro con alcuni diagrammi e... che posso fare? Questo ancora? Ci sono una pila di libri nella cantina. E tu non leggi nessun altro libro. Non è colpa mia. Il mio bisnonno è morto prima che potesse insegnarmi come leggerli. Interessante. Ok, Tao Mongarten. Ok, questo è ci sta presentando i personaggi.
Questo è Lent, bene, penso che è ammirevole che tu continui a rifiutare di cambiare, ma questo libro è abbastanza sporco. Sì, Lent, ok. Ah, ok, Boss e Lumba mi hanno trovato sulla via e mi hanno spinto dentro un po' di fango. Io odio quei tizi. Non penso... Cioè, loro si sentono superiori, ma non possono... continuare a bullizzarti. Ma Boss è il figlio del tizio che controlla il villaggio e l'intera fornitura d'acqua. Non possiamo competere con lui. Non voglio parlare di questo oggi. L'argomento di discussione oggi è pianificare le nostre avventure sulla terraferma. Non svegliare l'orso. Perché gli ha parlato di lavori nei campi? Da farmer. Tutti in città stanno parlando di questo. Tutti stanno bandendo delle verdure? Un mercante dalla terra principale. Dobbiamo andare a vedere. Vabbè, spero. Che poi, una grande peculiarità dei giochi giapponesi è che si perdono in chiacchiere per delle ore. Dovremmo andare a vederlo. Loro dovrebbero aver usato il porto per arrivare qui, giusto? Vuoi davvero andare? Di che cosa stai parlando? Non stai ascoltando? Dobbiamo fare un'avventura al fuori del villaggio. Sì, quindi bene o male abbiamo capito. Poi c'è anche il tempo di legge, ovviamente essendo in video non è che posso perdermi via. Non cambierà la sua idea ora. Noi stiamo per lasciare l'isola. Mainland è la terraferma, credo, sì. Allora... dobbiamo fare un piano, giusto? Non abbiamo ancora pianificato niente. Beh, andremo al porto, prenderemo una barca e andremo dall'altra parte. Questo è il piano. Dai, va bene. Andiamo. Non c'è tempo da perdere, la nostra avventura è ufficialmente iniziata. Come vi dicevo, le trame, da quello che ho visto di Ryza, comunque di tutti gli atelier, sono piuttosto leggere, quindi non nulla di complicato alla Final Fantasy. Mio, questo è mio. Fermati là, giovane signorina. Stai provando a trascinare l'ente e Tao nei guai ancora? Questo è mio stout. Mamma? Non ho fatto niente ancora. Comunque, torno più tardi. L'ente Tao, andiamo. Mi scusi. Scusi. Ehi, tornate qui, aiutate e aiuta tuo padre per prima cosa. Vabbè. Ok, iniziamo col tutorial. Questo è la Ryza Room, la stanza di Ryza. La stanza di Ryza sono il fondamento del gioco. E sii sicuro di apprenderne le regole principali. Qui è dove salvi e carichi i tuoi progressi. E puoi riposare. Puoi muovere avanti il tempo a mattina, giorno, tramonto o notte. Ma prima assicurati di dare priorità alle tue avventure prima di dormire tutto il giorno. Ok. Allora, si può ruotare la visuale un po' alla Ni no Kuni o alla Dragon Quest. Sì, poi l'abbigliamento, quel classico giapponese, e anche le mappe, devo dire, perché sono praticamente tutte così a corridoi. Ok, questo è l'inizio, le completate, col tasto Y del pad si aprono i menu,
dove abbiamo il container con tutte le cose, armature, cose varie, gathering tools, gli oggetti per la raccolta, l'equipaggiamento che possediamo, di Ryza, lente e così via. Possiamo andare, è disegnato anche molto bene, io spero, io sono fiducioso sulla traduzione, perché vedete che ogni oggetto, vedete in basso, equipable, ci dice per quale personaggio è possibile equipaggiarlo. Abbiamo lo status con tutti, dovrebbe essere tutti i bonus, malus, insomma gli status attivi e passivi di ogni personaggio. La guida è in pratica tutto quello che abbiamo scoperto del gioco, quindi tutti i tipi di oggetti divisi per livello. Abbiamo gli effetti, i tratti che non conosciamo ancora, i mostri. E poi possiamo riaccedere nuovamente al tutorial, perché abbiamo le impostazioni normali. Salve, salve, scusi, Allora, dobbiamo andare... Qua si picchia. Si salta. Possiamo allontanare la visuale. Volevo capire come vedere la mappa, ma credo che non sia possibile. Boden District. Vabbè, andiamo al Boden District. Eccolo qui, il Boden District. Cosa bella di questi giochi è sempre l'ambientazione, la fanno sempre da Dio. Prendi la barca e fino al porto noi fluttuiamo, insomma... navighiamo, quello che è. Sembra semplice, suona semplice. E come pensi di mettere le mani su una barca? Dovremmo evitare Agatha. Dobbiamo evitare di lasciare che Agatha ci prenda allo stesso tempo. È vero, lei sembra. Nella casa. Ok, devo capire un sacco di modi di dire. Diciamo che, come avete capito, e probabilmente molti di voi si saranno già scollegati dal video, il gioco non fa per tutti, perché l'inglese comunque è quello. Donna guerriera, ok, suona bene, necessario, ok, è stato fatto, tutto ok. Ok. Agatha Harmon, eccola qui. Non dobbiamo farci prendere da lei, presumo. La guardia della città. Infatti siamo qua ben nascosti. Hanno specificatamente menzionato il porto. Non è una buona notizia per noi. Sì, stanno dicendo che in pratica lo scopo, la missione, ruolo, lavoro, sorvegliare il porto. È tempo di tirare fuori la mia arma segreta. La tua arma segreta? Ok. Seguitemi, veloci e silenziosi. Non lasciate che Agatha vi veda. Dove stiamo andando? Ho scoperto un porto segreto vicino alla mia casa. È come se ci stesse aspettando. Va bene, andiamo dove ci ha detto. Che sembra essere di là. Quindi dobbiamo fare un po' di strada. Siamo tornati indietro. Abbiamo visto che non c'era Taipa per gatti di là. Allora andiamo a questa. Sì, siamo effettivamente su un'isola. Di qua non si va, bisogna passare per forza di qua. Rainbow Grape Grove. Quello che abbiamo scoperto. Dell'uva grape. Scusi, si può? No. No, ma ne terremo conto qualora dovessimo averne bisogno. Eccolo lì, il porticciolo segreto. Fortunatamente, come dicevo, le storie sono semplici, quindi anche se non capite proprio tutto, è abbastanza, si va abbastanza lisci, insomma.
Però il gioco fortunatamente permette anche di mettere in pausa, cioè di skip, non skippare, di selezionare quando andare avanti col dialogo dopo. Ok, mi è venuta in mente questa cosa, c'è un altro porticciolo vicino a casa, possiamo prendere una nave, quindi andiamo. Salvo impedimenti. Mamma mia, lo stile è proprio tutto quello, cartoni animati giapponesi, lacrimuccia a lato quando si imbarazzano, insomma. Bene, non sbagli. Cioè, in pratica stanno dicendo che qua comunque se c'è una barca non è che siamo i primi arrivati. Sì, dice che tanti pescatori sono già venuti qui. E quindi c'è questa barca qua da tanto tempo per questo, perché ci sono comunque pescatori. E lei dice, beh, ma comunque stiamo andando all'avventura. Primo passo della nostra avventura è raggiungere la terra principale. Troveremo il nostro sentiero. Seguire la strada, va bene, andiamo, dai, voglio fare un po' di combattimento. Sto saltando un pochino perché tutte conversazioni perché si perdono via i giapponesi che andiamo andiamo stiamo per lasciare l'isola, si va in cerca di qualcosa veramente straordinario. Poi si può dire quello che si vuole, ma credo che siano pochi, cioè i pochi giochi questi di stile giapponese, mi parlo anche di Final Fantasy, Dragon Quest, che facciano veramente delle scene veramente esilaranti e facciano anche riflettere e comunque diano emozione, tipo wow, quando ci stavo di fronte a qualcosa. Io ricordo ancora lo stupore quando l'edificio in Final Fantasy VIII si staccò dal terreno e si scoprì essere una cosa fluttuante in grado di volare. E i giapponesi hanno questa caratteristica qui, per quanto abbiano queste grafiche a spade enormi, occhioni, però non è qui il mercante, ok. Non essere stupido. Vabbè, intanto siamo venuti qua. Qual è il nostro obiettivo? Seriamente, lasciare l'isola e andare alla grande avventura. E ora ci siamo. Dovremmo solo seguire la strada? Potremmo, ma se un guardiano ci trova, mia madre potrebbe scoprire che cosa abbiamo fatto. Allora, ehi, guardate, c'è un'entrata nella foresta, andiamo a dare un'occhiata. A questo punto inizio a pensare che abbiamo lasciato proprio un'isoletta vicinissima alla terraferma, abbiamo fatto un viaggetto così. Sembra che è qualcosa che è conosciuto come la Pixie Forest, probabilmente una buona scelta per la prima avventura. Stiamo andando seriamente lì? Non mi piace il suo aspetto. Dai, andiamo, andiamo. Mamma mia, che branco di fifoni. Allora, abbiamo scoperto già dei tratti e anche un'altra peculiarità degli atelier è che si sviluppano i vari tratti dei personaggi, si scoprono i vari tratti e le personalità. Abbiamo scoperto che comunque di lui non ho letto granché. Il piccoletto invece ho letto che comunque viene bullizzato da dei ragazzi, tra cui c'è anche il figlio del principale fornitore d'acqua del villaggio e del capo del villaggio, insomma. Move! Andiamo alla Pixie Forest, magari si dà anche due spadate. Bella! Sì, poi i funghetti saltellanti, i funghi enormi, sono anche qui una peculiarità. Ecco, prima poi di arrivare a fine video, vi chiedo, dato che comunque questa è stata una proposta che mi ha fatto la PR di Koch Media Italia, di portare questo gioco e farvelo conoscere, se volete altri gameplay di questo gioco. Sarete voi a dire, ma lo saranno anche i mi piace, le views, ma soprattutto voi nei commenti. Così questa è la Pixie Forest. Non siamo mai venuti così vicino, non preoccupati, sono sicuro che, vabbè, mostri. Dai, voglio combattere, voglio fare due spadate, dai. Proviamole. Eccoli lì. Immancabili queste cose. Ehi, guardate, è un mostro! Oh mio Dio! Hai ragione!
Combattiamo. Ok, diamogli un colpo. Sì, lo slime, veramente col sorriso. Vabbè, posso far da solo, dovrebbero uscire i numeroni. Se stai andando, se vedi un mostro sul campo, andrai in battaglia. L'obiettivo della battaglia è sconfiggere tutti i nemici. Quando i loro HP raggiungono, punti vita raggiungono 0, tu vinci. Se hai due possibilità, hai due indicatori, gli auge sono indicatori. Il primo sono i punti vita di ogni membro del gruppo. Quando tutti raggiungono lo 0, perdi. Lì c'è la timeline, si muove in tempo reale. Quando un personaggio raggiunge il fondo, è il suo turno. La timeline non si ferma anche quando stai facendo le selezioni, così fai attenzione. Allora, è il tuo turno, seleziona un'azione. Allora, possiamo scegliere la skill attacco il move. Attacchiamo. Gli attacchi normali non costano AP, gli action point. Ne abbiamo 0, tra l'altro. E guadagnerai punti azione quando attacchi. Quindi l'attacco normale ci fa guadagnare punti azione. Le skill costano action point. Ti daranno accesso a potenti abilità. Ti puoi muovere per posizionare meglio il... Ora premi questo. Ok, abbiamo attaccato. Fino a quando... Ok, abbiamo guadagnato un action point. Ah, i tuoi action point sono condivisi con tutti gli alleati nella battaglia. Le altre azioni possono consumare AP. Quindi usa i punti saggiamente. Va bene, puoi alzare il tuo livello tattico guadagnando il massimo dei punti AP, action point, e consumarli tutti di colpo. Alzando il tuo livello tattico avrai un gran numero di benefici durante la battaglia. Premi il tasto qua, vabbè adesso qua è tipo il select, per alzare il tuo livello tattico. Ok, lo alziamo. In questo momento, con il tuo tactic level aumentato, gli attacchi colpiscono due volte ora. Perfetto. Premi B al momento giusto per eseguire momenti multipli. Se tu raggiungi il livello tattico 3, puoi colpire 3 nemici e un nemico 3 volte di fila. Ora premi OK. Ok, che devo fare? Ok, quando il tuo livello tattico va su, vabbè, anche le abilità. Usiamo l'abilità. Summon in Star, sì, l'abbiamo vista prima. La usiamo. Sì, per le classiche animazioni. Ma ci mette così tanto buttarci uno slime? Andiamo bene. Premi su e giù con le frecce per shiftare, diciamo, per muoversi tra aggressivo e il negativo. E nel modo che vedete in basso a sinistra, nel modalità aggressiva, le altre parti consumeranno action point per usare le loro skill. Ah, ok. E di lato invece per switchare i bersagli. Ok, scusami. Cioè, praticamente noi possiamo attaccare, ma dobbiamo essere bravi. Cioè, è molto frenetica la cosa, perché i turni vanno avanti e se noi non agiamo va avanti lo stesso. In pratica è... il senso è quello. Vabbè, belline la grafica è molto carina, i disegni altrettanto, è un classico gioco di questo tipo. È finito, abbiamo vinto, sì abbiamo vinto. E qua in teoria si va avanti. Swinging enemy. Puoi colpire i nemici, ah ok, è un po' come Dragon Quest. Praticamente noi possiamo decidere di colpire il nemico per avere un vantaggio in battaglia o partire per primi, insomma, e fargli più danno. Quindi possiamo andare con la X a colpirlo
e va a finire come Dragon Quest. Bene ragazzi, io direi che come primo episodio possiamo finirlo qui. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se il gioco vi è piaciuto, volete vedere altri episodi. Io intanto ringrazio ancora Coach Media per l'opportunità, perché il gioco costa 59 euro su Steam ed è stato un onore per me fare un video per loro e portarvi a conoscere una serie che non conoscevo nemmeno io, nel senso che la conoscevo ma non mi ero mai informato e non ne avevo mai giocato uno. Io confido sempre in una traduzione italiana, che potrebbe essere veramente un bel gioco per una volta, focalizzato su componenti di ricerca materiali e crafting alchemico. Fatemi sapere anche voi qua sotto nei commenti che cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!